La situazione qui non va affatto bene, non è sicura. Io ho paura. È un tratto di strada che più volte è stato teatro di incidenti, anche gravi, ma nessuno ad oggi ha preso dei provvedimenti per modificare la viabilità lungo la Flaminia a Carrara di Fano, dove ora i residenti, stanchi e preoccupati per l'incolumità di automobilisti, pedoni e ciclisti, hanno deciso di riunirsi per lanciare insieme un appello all'amministrazione comunale. La visibilità è inesistente, ci sono gli arbusti, adesso fortunatamente hanno tagliato l'erba, ma altrimenti c'è anche l'erba alta 1,5 m, 2 m, non fa vedere niente. La velocità, oggi stranamente vanno piano, chissà perché, ma qui minimo degli 80 non va nessuno. E poi le macchine in divieto di sosta, quando si accede sulla via Flaminia, da via Crocelevata, che è proprio questa, e da via San Cesario, che è quella di là, noi ci facciamo il segno della croce, perché ogni volta è un terno all'otto. Si è visto domenica con l'incidente in cui è atterrata lì l'ambulanza, non è la prima volta che atterra lì l'ambulanza. Io ho i miei genitori che abitano proprio qui a 200-300 metri. Mi ricordo quando ero piccolina le ambulanze che atterravano su questo campo. È necessario metterla in sicurezza, anche perché domenica scorsa c'era la possibilità che la moto dell'incidente prendesse una mamma con il bambino. Gaia poi ha ricordato anche un altro sinistro che si è verificato circa un mese fa. Se imbattevo io in uno di questi due incidenti, non so cosa capitava con le bimbe nella macchina. Siamo preoccupati. Lei abita qua e diceva che preferisce prendere la superstrada perché è più sicura. Esatto, io vivo qui ma lavoro a Calcinelli e ogni mattina verso le 7:30, 8, invece che attraversare questo incrocio dove mi incontro le macchine da Lucrezia che vengono giù a velocità sostenuta, ho la semicurva, non vedo bene, poi ho anche l'incrocio di chi scende da San Cesario e va a Fano. Invece di rischiare tutti i giorni per andare a lavorare, preferisco prendere la superstrada, o alcune volte succede anche che se il traffico è intenso mi invento una rotatoria, non sono l'unica, in diversi, giriamo la macchina nel parcheggio che c'è vicino al parco e poi ci richiamo poi verso Lucrezia. Ma qui, ha proseguito Roberta, è pericoloso anche per i pedoni che attraversano la strada, proprio perché la visibilità è ridotta e la velocità dei veicoli è sostenuta. Una situazione che si protrae ormai da tantissimo tempo, come la state vivendo e quali sono le soluzioni che chiedete? Allora, la situazione purtroppo, ecco, sì, si protrae da un sacco di tempo e nonostante epiloghi molto tristi non siamo giunti ad una vera soluzione del problema, perché praticamente non si è fatto nulla nonostante la gravità degli episodi accaduti. Secondo noi residenti, la soluzione sarebbe una rotatoria, per cui c'è tutto lo spazio necessario in questa zona, e chiaramente adottare autovelox anche a discapito di noi residenti, perché sicuramente non dico che io rispetti 50 in ogni tratto di strada, però sicuramente per me e per la maggior parte delle persone che abitano in questo tratto di strada la soluzione è solamente in questi mezzi. Se chi di competenza ci può aiutare a risolvere il problema, perché la sera, di giorno, in certi orari questa strada diventa una strada dove si fanno gare, le macchine sorpassano ad una velocità pazzesca. Purtroppo non siamo neanche dotati di piste ciclabili, di nulla, cioè pensare di uscire in bici qui e dire non so, esco ma non so se rientro a casa. E comunque denunciamo il disagio per noi residenti, ma proprio per l'incolumità di tutti i cittadini, perché non è giusto che in questa strada si possa andare ancora così velocemente nonostante tutti gli episodi che sono avvenuti.